Dopo anni di dominio in regular season, sia con DeRozan che senza DeRozan, forse è tempo di ripensare alle aspettative nei confronti dei Raptors. La prima settimana di regular season è passata e per la prima volta da 7 anni a questa parte, Toronto si trova ben sotto il 50% di vittorie, perdendo partite contro squadre non irresistibili. Il rinnovo di Van Vliet, una sorta di premio per ciò che ha fatto nelle ultime 2 stagioni, ha però alzato le aspettative nei suoi confronti. Lo stesso dicasi per l'estensione offerta ad Uji Anunobi e per il contratto proposto a Siakam al termine della passata stagione. Pascal Siakam, che è il vero problema dei Toronto Raptors. I suoi numeri non sono nemmeno male, 16,5 di media con 8 rimbalzi e 4 assist, ma ciò che balza all'occhio, oltre ai problemi caratteriali di cui parlerò dopo, è che continua a commettere gli stessi errori che lo hanno caratterizzato nella bolla e nelle 50 partite pre-bolla. Forza troppi tiri, è terribilmente in difficoltà quando raddoppiato e perde troppi palloni, quasi 4 a partita. Aggiungiamoci il 28% dall'arco su ben 6,5 tentativi ad allacciata di scarpe ed abbiamo l'esatto opposto di efficienza. È sembrato chiaro a tutti che da primo violino di un attacco NBA il seppur buon Pascalino non possa sostenerne il peso e con errori e sconfitte continui la frustrazione entra prepotentemente. Vi riporto l'opinione di un tifoso Raptors in un commento ad un video su una fanpage della franchigia canadese, che secondo me inquadra esattamente il punto. Penso che si sia deciso di firmarlo come primo violino solamente perché abbiamo perso il nostro primo violino, riferito a Kawhi Leonard, e non perché fosse pronto a diventarlo. Ci siamo accorti solamente poi che non era affatto pronto. Fa schifo dirlo, ma semplicemente non è ancora pronto e la pressione lo sta distruggendo. Per motivi disciplinari, è uscito dal campo prima che la partita finisse nella sconfitta con Philadelphia, è stato lasciato fuori contro i Knicks e per ironia della sorte è ad oggi l'unica vittoria di Toronto in stagione, di male in peggio. Un po' lo stesso discorso che vale per Westbrook in quel di Washington. Al suo rientro, di nuovo frustrato e fuori per falli contro i Pelicans in soli 25 minuti. Un disastro. Ma non è il solo problema di Toronto. Aaron Baines, il rimpiazzo scelto per sostituire Marc Gasol e Serge Ibaka, sembrava sulla carta adeguato. In realtà sembra esserci un gap difensivo enorme tra il prima ed il dopo. La combinazione tra l'intelligenza ed il posizionamento di Gasol e la fisicità a protezione del ferro di Ibaka non è colmabile dal solo Baines, scontato ed ovvio. Chris Boucher è ancora molto acerbo, mentre Alex Len non dà garanzie in questo senso e non le ha mai date in tutta la sua carriera. Kyle Lowry, che comunque continua a giocare alla grande, ha 35 anni ed è al suo ultimo anno di contratto. Oji Anunobi, sempre un fattore difensivo, non è ancora riuscito ad esserlo offensivamente ed il suo 25% da 3, con oltre 6 tiri e mezzo a partita, è un serio problema. Norman Powell sembra il lontano parente del sesto uomo visto l'anno scorso e la panchina è sempre più corta. Terrence Davis ed il rookie Malachi Flynn giocano pochissimo ed Alex Len, come detto, non è Serge Ibaka. A questo punto, che non sia il caso di azzerare tutto e ripartire? O ancor meglio, che non sia il caso di valutare qualche trade per rilanciarsi? In off-season si era paventata un'ipotesi di trade per James Harden, che fossi nei Raptors a questo punto proverei ad esplorare seriamente. Pascal Siakam non è il primo violino ideale, e lo si è visto, e da Houston, con John Wall in regia, Christian Wood da numero 4 ed Eric Gordon, ottimo attaccante, Siakam potrebbe inserirsi a meraviglia come secondo barra terzo violino. Lato Toronto, l'arrivo del Barba costringerebbe Nick Nurse ad un quintetto piccolino, con Harden da numero 3, Anunobi da 4 e Baines da 5. Il Barba ritroverebbe 4 ottimi difensori a coprirgli il culo, con nessun ego spropositato al suo fianco e per giunta a Tampa, dove gli strip club spopolano. No dai, questo me lo sono inventato, però vabbè, ci stava bene. Riflettiamoci comunque un secondo. Harden è stato fuori per una presunta distorsione alla caviglia contro i Kings. Siccome a pensar male spesso ci si azzecca, non escluderei che sia un finto infortunio.
Sia chiaro e lo specifico, queste sono solamente mie illazioni, ma durante un timeout contro i Kings lo si è visto confabulare di nascosto con Daniel House, un altro degli scontenti ai Rockets. Sai mai? In questo momento, vista la situazione Harden a Houston e quella Siakam a Toronto, perché non provarci? Per i Raptors sarebbe un rilanciarsi enormemente, sia da un punto di vista di appeal che di marketing che di record. Per i Rockets sarebbe un grosso problema in meno ed un two-way player giovane ottimale da secondo terzo violino. Io la vedrei come una win-win, e voi che ne pensate? Ditemi la vostra nei commenti, mettete un like se vi va e continuate a seguire il canale. Un saluto, il Franz.